Amiche e amici della montagna, oggi saliremo sulla Venezia delle Nevi, paradiso di ciclisti, camminatori e corridori. È una strada dismessa, realizzata a metà degli anni 60. Avrebbe dovuto servire un comprensorio turistico che poi non fu mai realizzato, per cui l'opera rimase incompiuta. Pochi anni fa questa vecchia arteria è stata risistemata ed è un'ottima e veramente straordinaria possibilità di salire a Piancavallo partendo da Dardago senza il problema del traffico. Oggi saliremo per raggiungere Piancavallo, seguiteci e buone camminate. Lasciato l'abitato di Dardago, raggiungiamo lo chalet dove possiamo trovare parcheggio ed iniziare la percorrenza della Venezia delle Nevi. Da qui parte anche il sentiero della memoria. Il parcheggio è ampio, possiamo andare. Saliamo parallelamente alla strada, iniziando proprio dal sentiero della memoria, CAI 994. Taglieremo così qualche tornante. La strada è vietata al transito dei veicoli, ne tagliamo ancora qualche tornante. Prendiamo il bivio e seguiamo il CAI 984. Di là il 994. Al bivio con il 984A continuiamo lungo il 984 e dopo un chilometro poco meno dalla partenza ci riportiamo sulla Venezia delle Nevi. Eccoci. Eccola qua, l'alba ci saluta. Saliamo agevolmente su fondo asfaltato. In lontananza lo chalet da cui siamo partiti e sotto di noi bellissima percorrenza della Venezia delle Nevi. Siamo saliti agevolmente, siamo quasi 800 metri. Incontriamo la prima neve, ma la salita è sempre molto agevole. Siamo saliti di quota poco più di 800 metri e la giornata, benché un po' fosca, ci permette di apprezzare la grande bellezza in lontananza, il mare e parte, diciamo, della Pianura Friulana, in particolare quella pordenonese. Arriviamo all'origine del sentiero 984A e noi continuiamo la nostra percorrenza. Arriviamo anche al successivo bivio con il raccordo del 990 che origina qui ed eccoci che arriviamo ad un importante punto acqua unico, Fontana Tarabin. Abbiamo finora percorso 6,5 km. Eccola qua la nostra salita e in lontananza sempre più nitido lo specchio del mare. Una ventina di centimetri di neve fresca rallentano un po' la salita, la velocità di salita, ma non sicuramente il piacere di camminare in mezzo alla natura. Abbiamo visto sulla nostra destra le gallerie del Piancavallo e qui ancora un'intersezione del CAI 994 che in effetti attraversa parecchie volte la strada che invece scende zigzagandolo.
strada Venezia delle Nevi, il nome è mai più appropriato che oggi, visto che con un binocolo potremo vedere Venezia in lontananza, il mare è ben visibile e la neve richiama il nome della strada. Abbiamo valicato quota 1000, qua siamo nei pressi delle cosiddette antenne. Sicuramente il telefono non rende, però in lontananza vediamo il mare, la laguna di Marano e in lontananza Trieste. Non dovrebbe ormai mancare molto alla congiunzione con la dorsale Piancavallo-Cansiglio. La percorrenza è un po' più difficile adesso, ma come vedete è una strada adatta a tutte le stagioni. Qua sulla destra vediamo Casera Sauk. Ed eccoci ormai arrivati, abbiamo percorso 9 chilometri e davanti a noi intravediamo l'asfalto della dorsale che collega il Piancavallo al Cansiglio. Eccoci arrivati alla fine della Venezia delle Nevi, 9,8 chilometri. Ora le possibilità sono diverse dalla dorsale, potremmo raggiungere il Piancavallo anche tramite sentiero, ma visto lo stato della neve andiamo sull'asfalto di questa strada ed in breve raggiungeremo il Piancavallo. Ed eccoci dopo 1,5 chilometri arrivare a Piancavallo. Abbiamo dunque percorso 11 km, siamo saliti piacevolmente di 800 metri, una salita facile per tutti, e ora incominciamo la strada di rientro lungo la stessa percorrenza e quando potremo taglieremo attraverso il sentiero CAI 994. Siamo scesi lungo la strada, il CAI 994 permette di tagliare eventualmente il percorso, naturalmente è più ripido ma più corto.